questo appuntamento i miei rionari lo attendono per tutto l'anno. È un appuntamento importante, la cena propiziatoria. Si inizia proprio il settembre così per rendere ancora più grande questo rione. Con un editoriale nella nuova edizione della rivista rionale, lei ha preso le difese di questo mondo nella vicenda doping con un invito. Quale, priore? Ho invitato chiunque voglia a frequentare le nostre scuderie per rendersi conto con gli occhi propri cosa succede. Non serve solo puntare il dito contro di noi o contro le manifestazioni. Noi siamo una manifestazione pulita, ci tengo a dirlo, e ne sono molto orgoglioso di farne parte. Quest'anno, nel settembre quintanaro del Rione Namora, oltre alle classiche due giornate con la sveglia del priore, il pranzo, l'ostensione, queste cose facciamo riti sempre classici con la benedizione del cavallo, cavaliere e costume, siamo andati a riempire quelle ore che non c'erano nel programma moraiolo. L'evento più grande, diciamo, sono il seminario che teniamo tre giorni su danza antica e rinascimentale all'interno dell'oratorio della Chiesa della Misericordia. Sono tre giorni, venerdì, sabato e domenica prossimo, dalle 5 alle 7, dove all'interno di questo oratorio verranno fatte delle lezioni per non professionisti, sempre fra le 5 e le 7 del pomeriggio. Domenica, oltre ad avere questo evento, uno di questi tre pomeriggi, abbiamo anche una cosa all'interno di un palazzo del Rione, Palazzo Cibo, che è in via Mazzini, che venga a prendere un tè verde qui da noi. Si visiterà questo palazzo che è stato il là di tutti i palazzi barocchi di Foligno, e ci sarà una documentazione su video che presenterà questo. Offriremo logicamente del tè e dei pasticcini fatti dai nostri più grandi amatori rionali, delle donne o dei grandi pasticceri come il maestro Sergio Merendoni, e in più logicamente ci saranno qualche evento, letture, danze o altro. L'ente giostra guarda con grande attenzione alle iniziative che Rione fa e alle proposte che Rione fa. Alcuni cambiamenti che abbiamo fatto nel corteo, nel corteggio, nel gareggiare dei convivi, ne abbiamo discusso anche a partire dalle proposte di Rione Namora. Funziona, va bene, è una risorsa importante. Sia tutto il gruppo dirigente che i rionali, i popolani, quindi sono una grande cosa, e quindi è giusto che questa piazza sia animata da questo rione e che ci siano 400 invitati a questa cena. Due battute con il generoso del Rione Namora, Andrea Leonardi. Andrea, tu è la prima volta che scendi in campo qui, non al campo dei giochi chiaramente, perché, ma nel vicolo, che cosa hai provato? Dici la verità. Un clima pazzesco, meglio del campo dei giochi. Un grandissimo grazie al generoso Andrea Leonardi e soprattutto in bocca al lupo. Grazie al lupo, ciao. Io ragazzi non vi voglio dire nulla, ma credo che l'ultima volta che si sia ascoltata e vista una cosa del genere eravamo veramente da delle parti clamorose. Questo è Rione Namora, ladies and gentlemen!